Buongiorno, brevissimamente. Allora, l'indagine esplorativa di cui abbiamo parlato è rimasta aperta per 3 mesi, dal 18 di ottobre fino al 18 del mese di gennaio. Ovviamente, come è stato anticipato, giustamente questa procedura garantiva il rispetto del copyright qualora i soggetti che presentassero delle proposte particolarmente significative avessero inteso avvalersene. Le caratteristiche principali dell'indagine che noi abbiamo pubblicato e pubblicizzato era sostanzialmente quella di essere assolutamente aperta. Non esistevano vincoli all'ingresso, non esistevano vincoli a monte, non esistevano figure predefinite di soggetti che potessero partecipare. Allo stesso modo non era vincolante neanche per l'amministrazione, infatti, come posso dire, era solo per ottenere delle idee e fotografare la ricchezza già presente in città dal punto di vista delle iniziative. Le proposte che dovevano essere presentate avrebbero dovuto affrontare un trittico di argomenti, quindi la questione architettonica, quindi un approccio di recupero di tutela agli immobili che, come abbiamo capito, ha delle caratteristiche storico-culturali che devono essere tutelate, un elemento di carattere gestionale, ovvero una breve descrizione di quali funzioni i soggetti o la cordata di soggetti intendessero implementare all'interno di questa cascina, e ovviamente anche qualche nozione di carattere finanziario, nel senso che bisognava un attimino cercare di descrivere in quale modo le funzioni da implementare potessero avere un sostegno finanziario e una capacità di rimanere in piedi e non andare. Le funzioni da presentare dovevano prevedere un mix tra funzioni di pubblico servizio, che sono fondanti, e le funzioni di carattere urbano, che sono quelle capaci di generare reddito. Gli obiettivi di questa indagine che abbiamo fatto era ovviamente quella di mettere a sistema le idee già mature che ci sono, e lo sappiamo, e non a caso l'esistenza stessa di un'associazione per le cascine già denota che nel tempo sul territorio tutta una serie di soggetti si erano già mossi. Raccogliere nuove proposte da parte di nuovi soggetti, perché eventi anche di questo tipo hanno la capacità probabilmente di stimolare delle iniziative, della progettualità che magari ci sono, sono latenti in alcuni gruppi di persone, individuare le criticità e soprattutto orientare le attività future dell'amministrazione, perché, come è stato anticipato, bisognerà uscire con dei bandi. Ovviamente la scaletta di uscita di questi bandi, su quali cascine intervenire per prima, al netto di tutta una serie di valutazioni intera amministrazione e delle questioni della soprintendenza, vengono anche dai feedback che ci sono arrivati giustamente dalla città. Due dati sintetici, perché è importante darlo: abbiamo avuto una partecipazione a parte di 80 soggetti o gruppi di soggetti, 80 proposte. Le proposte si sono distribuite in maniera sostanzialmente omogenea un po' su tutte le cascine, come potete vedere. Emergono sicuramente, lo possiamo dire, nel rispetto del copyright, la Cotica, la Monte Robbio, la Sella Nuova e la Sant'Ambrogio, che sono un attimino le cascine anche che esprimono una vocazione un pochettino più particolare per via della loro collocazione urbana. Quali sono i soggetti che hanno partecipato? Sostanzialmente cittadini. Circa il 50% delle proposte, quindi più di 40 delle proposte che abbiamo ricevuto, sono state presentate da cittadini, o in forma singola, oppure già organizzate in associazioni, 30-25%. Abbiamo potuto riscontrare nella categoria dei cittadini una forte presenza dei giovani, è un impegno promesso di costituirsi eventualmente in associazione qualora si potesse in un futuro avere accesso direttamente alla concessione della cascina. Dobbiamo registrare allo stesso modo anche la presenza di soggetti più strutturati: hanno partecipato delle onlus, delle fondazioni, delle cooperative sociali. In particolare possiamo segnalare, vista anche la location che ci ospita, la partecipazione degli agricoltori: circa il 10% dei partecipanti a questa manifestazione sono agricoltori con aziende agricole regolarmente condotte in questo momento, e abbiamo dovuto registrare anche una partecipazione da parte delle società a vario titolo di questo tipo. Le funzioni, brevissimamente, quali? Ovviamente ricomprendendo il mare di proposte che ci sono arrivato ad un quadro di sintesi, provando a distinguere le funzioni tra quelle a carattere agricolo e quelle a carattere non agricolo, sicuramente per quelle che stanno nell'ambito agricolo le
volontà di implementare degli spazi ad orto e prodotti di implementare spazi per coltivazione orticola e luoghi per collocare dei mercati dei gas di idropreguenze solidali o luoghi dove fare dei mercati dei prodotti della filiera territoriale, ci sono pervenute in circa 3 proposte su 4. Quindi oltre il 75% delle proposte ricevute prevedeva entrambe queste funzioni. Tra le funzioni di carattere non agricolo, in particolare abbiamo potuto osservare come la ristorazione e la ricettività, che ovviamente si innestano anche alle funzioni agricole, alle funzioni orticole, alle funzioni dei mercati di cui abbiamo detto prima, si sono presentate. D'altra parte abbiamo avuto anche un ottimo riscontro dal punto di vista dei soggetti che volessero implementare attività di carattere sociale e attività di carattere didattico. Questo è quanto, brevissimamente. Ovviamente non si può dire altro perché il copyright, come posso dire, ci permette di non approfondire in questo momento. Ottimo.